Speciale Umbria oggi dedicato ad un settore che forse è fra quelli ad aver sentito di più questa crisi da Covid-19, è il settore della ristorazione e esercenti che si sono riuniti in Horeca Umbria, l'associazione che ha attivato diverse manifestazioni anche negli ultimi giorni perché il problema è reale, la crisi è concreta. Ne parliamo con sette ristoratori addetti alla ristorazione, Simone Ragni di Regina Ristorazione, Luca Gatti del ristorante del Golf, Cristiano Minelli del Pollastro, Gianni Segoloni, titolare del Bistrò, Giovan Battista Zangara della Serra, Cristian Covarelli, titolare dello Spuntino del Ghiottone, Michele Tienduri dell'Osteria Tincanto. Abbiamo anche un ospite in rappresentanza delle istituzioni che è il consigliere del comune Luca Valigi del comune di Perugia che salutiamo. Allora Luca, io se sei d'accordo Sera. inizierei subito con te. Sì, buonasera, buonasera a tutti, grazie. Come già anticipato da lei, a seguito del lockdown sono stato inserito in questa associazione che si costituisce autonomamente a seguito appunto della crisi epidemiologica e della pandemia che purtroppo ha coinvolto tutto il paese, tutto il mondo e di conseguenza ho iniziato ad avere delle interlocuzioni insieme a tutto il direttivo del gruppo con vari rappresentanti parlamentari, ovviamente anche con il nostro sindaco Andrea Romizzi, per cercare di sensibilizzare il più possibile le istituzioni rispetto a problematiche che sono note a tutti noi, visto che, come tutti gli altri colleghi consiglieri, sono entrato in contatto con tutti gli autonomi non garantiti, commercianti, artigiani e in particolare con gli operatori del settore della ristorazione che sicuramente in questo frangente stanno subendo e hanno subito anche delle gravissime perdite a seguito dei giorni di chiusura che oramai ammontano a quasi 60. Come comune di Perugia, ovviamente, devo riscontrare che abbiamo avuto da parte di tutti una grande condivisione sul tema. Poi col dottor Minelli, che ieri era ospite in seconda commissione bilancio, l'ordine del giorno che io ho presentato sull'asporto, che peraltro ho anche emendato per sollecitare la Presidente a far sì che già da domani possa essere attivo nel nostro territorio, devo dire che ha dato luogo ad un dibattito molto, molto serio e costruttivo, perché veramente tutta la Commissione ha veramente capito il problema, anche perché indubbiamente noto a tutti. E in questo senso, però, il mio auspicio, come quello di tutto, ripeto, il Consiglio Comunale, di tutti quanti, è che al più presto vengano adottate delle misure, a sostegno dei tanti ristoratori, dei tanti operatori economici che in questo momento sono in grandissima difficoltà. Quindi Allora, ecco, andiamo ad prego, prego. ascoltare proprio la voce, no, degli operatori economici, come l'hai Assolutamente. definita tu. Iniziamo da un locale come La Serra. Allora andiamo ad ascoltare il suo titolare, Giovan Battista Zangara. Credo Giovan Battista non ti abbiano mai chiamato neanche a casa. A Perugia lo conoscono No. come Giobi e noi lo salutiamo così. Allora, Giobi, abbiamo detto, questo forse è il settore che sta soffrendo di più la crisi. Sì, è il settore che sta soffrendo più la crisi e purtroppo, come vediamo, ad oggi grossi aiuti non sono arrivati, per dire, diciamo, zero. Allora, per adesso volevo fare un chiarimento sul discorso io lo chiamo contentino dell'asporto. Allora, ovviamente noi cerchiamo di riaprire con la massima correttezza sia nelle norme igienico-sanitarie sia nelle varie distanze e via dicendo. Dal 4 maggio è stato permesso dal nuovo decreto, quindi dal governo, le possibilità dell'asporto, che per alcune realtà all'interno di questo gruppo può essere un piccolo aiuto. Il problema, volevo puntualizzare, è la non chiarezza, perché molte persone ci stanno chiamando per capire come possono venire da noi, diciamo, a ritirare del cibo.
visto che ancora l'autocertificazione non è uscita e molti hanno dei dubbi sulla possibilità di realmente poter venire a prendere le cose da mangiare. Quindi bisogna un attimo fare chiarezza sia a livello comunale, regionale, a livello di Stato, prima del 4 maggio come appunto per riuscire a venire a ritirare la roba da sport, altrimenti già non sarà facile lavorare con l'asporto, così sarà quasi impossibile. Il secondo discorso che invece noi chiediamo è il discorso della Tari Gesenu. La Tari, noi richiediamo una rimodulazione, visto che andremo a lavorare con quantitativi di persone ridotte, e chiediamo l'annullamento totale per i mesi che siamo stati chiusi, che penso sia una cosa anche abbastanza logica, perché non abbiamo usufruito del servizio, quindi anche non è stata ritirata l'immondizia nei nostri locali, si può tranquillamente vedere dal cassetto fiscale che è stato chiuso, e quindi per quei mesi noi chiediamo l'annullamento totale di quella tassa e la rimodulazione per i mesi a venire. L'ultima cosa è la cassa integrazione per i nostri dipendenti, perché vanno tutelati. Ad oggi i nostri dipendenti non hanno preso un euro, nemmeno lo stipendio di marzo. Quindi penso che devono essere assolutamente, sia per quanto riguarda quella in deroga che se ne occupa la regione, sia per quella che non è in deroga, bisogna velocizzare assolutamente i tempi, perché non si può assolutamente andare avanti così, perché noi portiamo avanti tantissime realtà, quindi tantissime famiglie, e quindi è giusto che le cose ci sono e vanno fatte nel minor tempo possibile. Grazie. Sei stato chiarissimo. Giobi, scusa, il tuo locale è chiuso da quando? Allora, il mio locale è chiuso, il cassetto fiscale è chiuso dal 9 marzo, io non ho fatto nemmeno domicilio, sia per una scelta imprenditoriale, perché il gioco non valeva la candela, sia anche per un discorso che ovviamente non potendoci appoggiare a nessuna delivery, visto che prendo dal 25 al 30% più il costo del cibo che ho io, ovviamente non ci rientravamo, anche perché basta fare due conti, il ristoratore che riesce a acquistare le cose a un prezzo buono c'ha un utile, diciamo, di un 18-20% se va bene, quindi già dal 30% del delivery più il costo del cibo, ovviamente non so gli altri come riescono a rientrarci, ma infatti molti hanno creato la delivery in autonomia, organizzandosi propriamente. Però io sono chiuso dal 9 marzo, totalmente chiuso. Ci hai fatto un quadro perfetto, eccolo qua. A Perugia si conoscevano come chef, parliamo di Cristiano Minelli che salutiamo. Luca Valisi ti ha dato del dottore, dunque non so se visto che sei stato chiuso in questo periodo hai iniziato degli studi di cui non eravamo a conoscenza. Comunque salutiamo Cristiano Minelli, titolare del Pollastro. Cristiano, dici qua. Ciao Nicola, grazie, ma gli ultimi spiccioli mi sono serviti per comprare il dottore, insomma. No, a parte gli scherzi, ringrazio Luca Valigi. Allora Nicola, guarda, io vorrei allacciarmi un attimo a un discorso che ha toccato Giobi, e riguardo al discorso di aperture, io mi allaccio al discorso suo perché io ho un'attività che da sempre vive di asporto, quindi io sono uno di quelli che farà di tutto per ripartire il 4 maggio, forse non proprio il 4, ma qualche giorno a seguire. Perché dico non dal 4 maggio? Perché io credo che oggi innanzitutto ci sia da trasmettere ai nostri clienti un messaggio importantissimo, che è quello che riguarda la sanificazione dei locali, dei protocolli che saremo tutti obbligati e che tutti vorremmo tenere in questa nuova fase che si sta sviluppando. Noi in questo momento ci ritroviamo a scrivere delle pagine, no? Della storia proprio della ristorazione. Noi abbiamo sempre avuto dei protocolli da rispettare all'interno dei nostri locali, perché i manuali, chi conosce sa benissimo che siamo dotati di manuali di autocertificazione dove la parte sanificazione ha una sua valenza. Oggi di fronte a questo coronavirus siamo stati chiamati a un ulteriore passo. Un ulteriore passo che purtroppo per l'ennesima volta, come diceva Giobi, non è molto chiaro, c'è un po' di confusione. Una cosa è certa, sono state tracciate delle linee che noi come ristoratori rispetteremo e faremo tutto il possibile e l'impossibile, prima di tutto a tutela nostra che operiamo all'interno del locale e soprattutto per i clienti che decideranno di venire da noi. Noi sanificheremo i nostri locali con prodotti idonei che sono stati testati e che è stato visto che garantiscono il massimo rispetto delle normative. Questo io credo che sia fondamentale, che il potenziale cliente che sicuramente a oggi come me è spaventato da questo,
da questo virus. Io sono stato un altro come Joby che non ha voluto fare la delivery. Io non l'ho fatta per due motivi. Il primo è che ritenevo che fosse un mezzo abbastanza anche pericoloso da poter adoperare, in quanto il contatto con persone che non conosci, okay? Metodologie di trasmissione o passaggio di soldi, moneta. E quindi io mi sono trovato a dire no, non rischio. Quindi anche io è dal 12 marzo che sono chiuso, quindi stiamo arrivando ai due mesi. Non tocco argomenti, sostegni e robe varie perché ne parleranno magari i miei colleghi. Quindi tu dici, comunque, noi riapriamo, tornate da noi perché comunque riapriremo nella massima sicurezza. Assolutamente, altrimenti non lo facciamo. Altrimenti non lo facciamo. Quello che è importante per noi è che la gente capisca che noi non abbiamo voglia di riaprire. Noi chiediamo un diritto al lavoro che penso che sia giusto. In un momento come questo, dove la regione Umbria ha dei dati molto chiari, no? Perché noi sappiamo che la riapertura potrebbe generare un piccolo innalzamento dei contagi, lo sappiamo, ma se la nostra parte la facciamo correttamente, unita all'intelligenza delle persone che oramai hanno sviluppato una paura interiore verso questa guerra invisibile che stiamo combattendo, io sono convinto che ci possano essere dei presupposti, fermo restando che poi ci arrivino anche gli aiuti di cui chiediamo, senza ombra di dubbio. Grazie Nicola. Andiamo adesso nel centro storico di Perugia, lo facciamo con Simone Ragni e il suo Regina Ristorante. Allora Simone, dici la tua. Ciao, buonasera. Centro storico, parlo per me, ma è un problema di molti. Locali all'interno più o meno grandi, più o meno piccoli, che perciò anche nella mia situazione si ritroverà ad avere un massimo di 8 posti, e degli spazi esterni. Quello che chiediamo intanto sapere come andranno suddivisi spazi, perché ad oggi abbiamo mille informazioni ma nessuna cosa ufficiale, perciò i 2 metri, il metro, divisori fra tavolo e tavolo. Questo è importante per pianificare e per decidere. E poi spazi esterni, perciò la TOSAP, che chiediamo che logicamente sia rimodulata anche questa in funzione, perché al momento noi la paghiamo per un numero di coperti che da domani sarà completamente diverso, ma perché ci verrà imposto, non è una nostra volontà. Questo è veramente un problema, capire come fare, come adattarci e quante persone poter ospitare. Questo secondo me è un problema importantissimo, perché serve a noi anche per quantificare le spese che avremo e i clienti che potremo fare, ma finché nessuno ci darà delle disposizioni, dei metri precisi, sapere quanto spenderemo per proteggere perciò pannelli, distanziatori, questo ci serve, se no non sappiamo neanche quando riapriremo che spese avremo, e questo lo dobbiamo fare adesso, non dopo che abbiamo aperto, se no poi non potremo più conteggiare queste spese. Noi vogliamo riaprire, vogliamo dare tranquillità ai nostri clienti, però dobbiamo poter lavorare. Io internamente con 8 posti diventa veramente, veramente difficile per me andare avanti, ma penso che ci sono molti come me nel centro storico che avranno questi problemi. Vale la pena a quel punto? Non si può neanche prendere tutto e buttarlo via così in 2 minuti. Per questo che dico che le cose vanno valutate bene, ma vanno valutate prima. Durerà fino a quando? Perché adesso mi potrò appoggiare esternamente. Anche qui ci sarà la possibilità di avere qualche metro in più, perché comunque all'interno no, all'esterno no, diventa veramente difficile. Però ce lo devono dire adesso, non ce lo possono dire il 1° di giugno. È questo, io sto puntando a questo e l'ho chiesto anche ieri al sindaco. Ce lo deve dire, sì, no, 10, 20, però lo dobbiamo sapere. Però una cosa è fondamentale, non prendo e butto via tutto così in un giorno. Perciò fino alla fine cercheremo di ripartire, però ci devono aiutare, questo è ovvio. E ce la farete sicuramente. Adesso scendiamo le scale mobili, andiamo allo spuntino del ghiottone da Cristian Covarelli. Vai Cristian. Sì, ciao, buonasera. Niente, io praticamente volevo dirvi per quanto riguarda il decreto liquidità,
che il nostro governo praticamente ci ha fatto delle promesse alquanto improbabili, ma non tanto per me che magari sono piccolo, ma da vedere un pochino per tutti, perché praticamente si era parlato di dare il 25% del fatturato fino a 100.000 euro, quindi diciamo prendere una cifra per poter andare avanti, per poter garantire il flusso dell'attività, anche perché stando chiuso 90 giorni con un locale come il mio, piccolo ma con dei costi abbastanza elevati, era molto difficile. E ho fatto una domanda, diciamo, alla banca con cui collaboro, e ieri mi è rientrata la risposta negativa, in quanto purtroppo avevo un'insolvenza bancaria al 31/12/2019. E per questo lo Stato ci aveva rassicurato dicendoci che non ci sarebbero stati dei problemi, e invece ci sono dei problemi, perché le banche fanno tutte le dovute ricerche, quindi guardano qualsiasi cosa di te, oltre che il fatturato, che forse è l'unica cosa che non gli interessa, però devi essere pulito, al massimo, cioè devi essere nitido. Quindi dicono, di credito liquidità non ci danno niente, i fondi perduti non se ne parla, cioè non abbiamo agevolazioni, non c'è niente, gli affitti vanno avanti, le bollette vanno avanti. E noi quando riapriamo, con che cosa riapriamo? Perché questo è un punto interrogativo. Dopo 90 giorni, ok? Perché parliamo di 90 giorni, con un flusso di fatturato che sarà, parliamo di un decimo, perché come sappiamo bene noi, io il mio 90% del lavoro da settembre a marzo lo faccio con i statali o parastatali, ok? Da marzo un po' turismo e manifestazioni. Ma se i miei parastatali o statali lavorano con lo smart working, lavorano, no? In smart working, io di che cosa dovrò vivere? Con affitti onerosi, bollette non ne parliamo, cioè già c'è un buco importante, arriviamo ai fornitori, perché più o meno sono abbastanza paro, ma se nessuno ci dà un aiuto, noi dovremmo chiudere per sempre, non solo adesso, e da guardare. Perché purtroppo questo è quanto ad oggi abbiamo, cioè praticamente non ci abbiamo niente. Cioè i 600 euro che ci hanno dato, e poi non tutti li abbiamo presi, che cosa ci facciamo? Noi non è che abbiamo solo un'attività da mandare avanti, noi abbiamo una famiglia, abbiamo le case, abbiamo i figli, abbiamo un futuro da dedicare a qualcuno, è un progetto per noi importante, dove qualcuno ci sta distruggendo tutto e ci provano a togliere persino la dignità, che era la cosa più importante, e per questo dovremmo batterci tutti insieme, perché è la cosa più importante, lottare affinché riusciamo ad ottenere un qualcosa, anche riaprire, non, qualsiasi cosa, però lottare tutti insieme e per la stessa strada, perché è la cosa più importante. State mettendo ognuno il vostro tassello, lo state facendo benissimo, toccando un po' tutti gli argomenti. Adesso andiamo al ristorante del golf, lo facciamo con il suo titolare Luca Gatti. Ciao Luca, insomma abbiamo delineato un po' quello che è il quadro, metti anche il tassello. I miei colleghi hanno detto varie cose, io riassumo nel mio piccolo su una necessità fondamentale, cioè oggi a due mesi di distanza dalla crisi, dalla grave emergenza che ci ha colpito, abbiamo veramente bisogno di una chiarezza comunicativa da parte dello Stato per un livello interpretativo dei cittadini e dei possessori di partita IVA efficace e diretta. Abbiamo bisogno di strumenti veri, seri e non numeri sparati così in televisione, perché quelli non sono elementi oggettivi, perché in fin dei conti noi di fronte a delle comunicazioni importanti in questo momento veramente difficile, ne prendiamo atto e cerchiamo di andare a prendere l'efficacia di questi strumenti, e poi in verità questi strumenti sono molto molto lontani di fronte a un'emergenza che è reale, concreta e che necessita di interventi immediati. Dico questo perché il tempo è passato e credo che anche lo Stato ha avuto modo di poter, diciamo, prendere concreta visione di quello che veramente Scusa, ci sta Luca, succedendo. Tu sei chiuso da quando?
io sono chiuso dal 10 marzo, sono chiuso completamente, non ho fatto nessun altro tipo di attività, cassetto fiscale a zero. La cosa che ci spaventa di più, a me in senso particolare, è proprio la riapertura, perché noi tutti siamo veramente disposti a riaprire, ma cerchiamo veramente la normalità in sicurezza. Ma riaprire per noi sarà veramente il grande salto nel buio e lo vivremo nell'incertezza totale, perché rimettere in moto la macchina per noi vuol dire avere delle spese fisse molto onerose che saranno certe. Quello che sarà incerto purtroppo saranno i flussi delle frequentazioni che porteranno poi alla corretta gestione economica della propria attività. Se noi non abbiamo questo tipo di certezze, correremo il rischio che nei primi 20 giorni, il primo mese, saranno giorni che saranno un sommarsi di debiti dovuti appunto a questa mancata frequentazione. Perciò noi abbiamo bisogno di due cose, cioè lo Stato ci deve dire due elementi fondamentali con certezza: o ci arrivano dei sostegni economici a fondo perduto in base poi a fatturato, alle spese di gestione di ogni singola attività per i 3 mesi di chiusura, che vanno a sopperire poi alle spese correnti che non sono state mai bloccate, vedi bollette, mutui, eccetera, eccetera, affitti, perché anche quelli lì sono un elemento fondamentale che è giusto pagare a chi ti ha dato i locali, oppure a quel punto devono fare uno spostamento e un annullamento, perché nel momento in cui noi non abbiamo avuto incassi, non potremmo sopperire a quelle situazioni, vedi tasse, vedi bollette, vedi altri elementi del genere, perché veramente non abbiamo avuto appunto quei flussi economici che ce lo permettono di poter soddisfare queste esigenze economiche. Questo è fondamentale, cioè vogliamo oggi chiarezza più che mai, perché riaprire facendo appunto il salto del buio potrebbe dire veramente fare un bagno di sangue a livello aziendale, perché tanti non riusciranno poi a sopperire alle necessità economiche del quotidiano. Perfetto. E poi c'è anche chi la sua attività avrebbe voluto aprirla, ma ancora non è riuscito a farla, è Michele Tienduri con la sua osteria Ti Incanto. Ciao Michele. Ciao, buonasera. Niente, mi allineo io a quanto detto da Luca e Christian precedentemente. Quella che vediamo alle tue spalle sullo sfondo è la tua attività, insomma, ce la mostri così come... Quella sì, ecco, quello è il rendering della mia attività. Lavori fermati il 9 di marzo e chiaramente capite la difficoltà in questo momento nel quale ho investito forza e denaro, come tutti quanti all'inizio credo abbiano fatto, e non, le attività come la mia non sono state prese nemmeno in considerazione dai decreti del governo, dagli aiuti regionali. Non rientriamo in nessuna di questi finanziamenti, ecco. Quindi chiediamo in prospettiva degli aiuti seri, perché il tempo delle chiacchiere, insomma, credo che sia finito. Quindi una ripartenza per tutti quanti, nel modo che diceva Cristiano, nel modo che dicevano tutti gli altri, e agevolare anche una partenza per quelli come me, che non siamo pochi, ne conosco diversi, e che brancolano nel buio, come tutti. Quando avresti inaugurato tu, Michele? Avevi già un'idea, una data fissata? A maggio. A maggio, con la speranza di Umbria Jazz, con la speranza del centro pieno che pullula, no, per questa manifestazione, e tutto è andato, diciamo, a rotoli. Però ho la speranza che si riparta in modo deciso, e lo dobbiamo fare tutti dobbiamo essere decisi e non abbatterci. Ecco, la fotografia che vedete alle spalle mie sarà sicuramente messa in atto, non rimarrà una foto e basta. Complimenti anche per la tua tenacia, Michele. E adesso, centro... Grazie. Storico, ci riavviciniamo a mano a Palazzo dei Priori, lo facciamo con Gianni Segoloni e il suo bistrò. Un saluto anche a te, Gianni. Ciao Nicola, buonasera a tutti. Ma guarda, allora, i miei colleghi e amici hanno praticamente racchiuso un pochino
tante cose, forse le più importanti. E Michele ha dato una testimonianza molto seria e importante di quello che poteva essere un'apertura annunciata, ma che purtroppo non potrà essere che spostata più avanti. Oltre alla sua testimonianza, abbiamo testimonianze del nostro gruppo di persone che hanno già chiuso, e mi riferisco ad esempio a attività di rilevanza storica per quanto riguarda anni della zona di Norcia, e in quanto non dobbiamo dimenticarci, in quanto gruppo regionale, il nostro Reca Umbria Uniti, che praticamente nella zona terremotata stanno soffrendo ancora di più, perché vengono da una crisi economica, dalla crisi del terremoto e dalla crisi attuale per quanto riguarda il tema del coronavirus. Fatta questa premessa, volevo dare un'informazione, volevo dire che tutte queste cose di cui abbiamo parlato vengono portate anche su tavoli nazionali, perché noi abbiamo la fortuna di essere intorno a un tavolo, e io ho l'onore e il piacere di rappresentare Horeca Umbria Uniti in un movimento di nuova costituzione che praticamente è un direttivo che raccoglie le varie associazioni a livello nazionale, che va dal Trentino Alto Adige fino alla Calabria, isole comprese. C'è un direttivo nazionale che si sta muovendo, in quanto abbiamo redatto un documento programmatico che è un po' un riassunto di tutte le cose che abbiamo detto, quindi liquidità, cassa integrazione, TOSAP, TARI, fino a spingerci oltre, perché le richieste che andranno a Roma sono richieste che sono tutte queste, locali, regionali, ma anche nazionali. Quindi parliamo ad esempio, per quanto riguarda la protezione delle nostre attività in un futuro, magari di rimodulare quella che è la legge Bersani, proprio per permettere a un Michele, che ad esempio, a un me, a qualsiasi altra persona che aprirà domani, che tra 6 mesi, 7 mesi non si veda magari vicino a riapertura in un altro locale, e quindi questo è un problema grossissimo. Oppure ad esempio la rimodulazione di quelli che sono i costi del lavoro, perché sappiamo benissimo che nel nostro settore uno degli elementi più grave, più pesante, è proprio il costo del lavoro, in quanto noi, a differenza di altri settori, abbiamo bisogno di più persone per scaturire un fatturato che magari altri settori lo fanno con la metà o un terzo. Quindi noi, come hanno detto i miei amici colleghi, ripartiremo con un 10-20% di fatturato, un 30% di fatturato, ma con gli stessi costi. Quindi avremo il 100% del costo del personale se lo dobbiamo fare lavorare. Gli affitti lo stesso, le bollette lo stesso. La cassa integrazione ancora non si vede, però ci hanno promesso che sarà prorogata per altre 9 settimane. Quindi tutte queste le stiamo portando avanti con un tema di tavolo nazionale. Quindi anche l'evento del quale si è parlato abbondantemente negli ultimi 2 giorni, quindi con l'accensione per l'ultima volta per qualcuno, spero non per nessuno, delle luci, con la consegna delle chiavi al nostro sindaco Romizzi, ma ad esempio lo chef Vissani lo ha fatto a Basti, in tutta Italia, la testimonianza di un qualche cosa che sta muovendo proprio a livello nazionale, parallelo alle associazioni. Questo lo volevo ancora sottolineare, parallelo alle associazioni. Toglimi una curiosità, tu hai un'attività in centro, non ci sarà Umbria Jazz, che sì. Cosa ti immagini, anche insomma alla riapertura, come te l'immagini quest'estate? Ma immagino un'estate triste, fredda, come l'autunno. Mancherà probabilmente anche Euro Chocolate, tutte le manifestazioni locali. Adesso anche in centro storico si sta muovendo un comitato per cercare di tamponare con delle iniziative personali, soggettive, per fare qualche cosa. Indubbiamente noi sappiamo benissimo cosa significa il Festival del Giornalismo, cosa significa Umbria Jazz, cosa significa Euro Chocolate, con tutti i pro e i contro che ogni manifestazione può portare. Però sarà un'estate veramente, veramente dura. Sarà un'estate veramente dura. Potrebbe anche essere che la gente, magari non essendoci le sagre, non essendoci la possibilità di assembramento, magari viene a fare un giro in centro, ma noi, e mi riallaccio al discorso di Simone Ragni prima, avremmo il problema che magari ci troveremo di fronte a 100 persone che vogliono un servizio, ma noi forse ne potremmo soddisfare solo 30 o 40 per il tema del distanziamento. Quindi, come si dice, è un problema su un altro problema. E torniamo allora a Palazzo dei Priori. Luca Valigi ha raccolto un po' tutte le istanze, il tuo pensiero in chiusura qual è quindi? Dicevo che, come ieri anche in commissione ho ribadito, ritengo che in frangenti del genere la politica ha il dovere, anzi l'obbligo, di attivarsi in maniera responsabile per
per far fronte a queste esigenze. Senza dubbio è riscontrabile facilmente che finora non sono state adottate le misure necessarie per far fronte a tutte queste esigenze. E dunque io credo che sia venuto il momento di far sì che vengano presi dei rimedi urgenti. Dal nostro piccolo come comune di Perugia mi auguro che poi anche ai livelli più alti vi sia una volontà di raccogliere queste istanze, perché, ripeto, si tratta di temi trasversali dove non conta il colore politico, ma si tratta di cercare di studiare nel migliore dei modi una ripartenza di tutto il sistema prima che sia troppo tardi. Ecco. Grazie. Da parte nostra abbiamo cercato di dar voce a chi questa crisi, come detto in apertura, la sta soffrendo in maniera particolare. Giornalisticamente verrebbe da dire che Horeca ha schierato il miglior sette bello, perché siete stati precisissimi, chiari, concisi nel esporre ciascuno il vostro pensiero. Da parte nostra vi facciamo un grande in bocca al lupo. Facciamo anche una promessa. Quando tutto sarà superato, quando sarete ripartiti, quando chi come ad esempio Michele Tiendure avrà avviato la sua attività, faremo un tour in ciascuno delle vostre sette attività e facciamo così, tanto paga Luca Valigi, ok? L'accendiamo? Perfetto. Regolare, sì, benissimo, siamo tutti d'accordo. L'aveva già promessa questa cosa. Ah, ok, perfetto. Allora io mi aggrego senza neanche saperlo. Sottoscriviamo di fronte a te, così abbiamo testimonianze ufficiali. Ormai è pubblica la cosa. Grazie. Sì, ma non per noi, per tutto il gruppo, tutti i 260 anche del gruppo. Ora tu esageri, insomma. Ora tu esageri, povero Luca, insomma. Grazie davvero, un grande grazie al lupo. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Con Crepi il lupo. Crepi. Non andrà tutto bene, dovrà andare per forza tutto bene. Mettiamo per forza. Assolutamente. Per forza.